Eccoci al via della terza edizione di Ecologica Festival e aspettiamo appunto il primo talk di oggi in collaborazione con Warehouse Decibel Festival, che parlerà appunto di disabilità. Disabilità disattesa, lavoro e responsabilità sociale, perché l'autismo e la neurodiversità fanno ancora paura. Questo è il titolo del confronto ospitato alla Casa dell'Energia di Arezzo nell'ambito del Warehouse Festival, un'iniziativa che ha messo al centro il tema dei diritti delle persone diversamente abili e neurodivergenti. Sì, noi abbiamo deciso di mettere sul tavolo non tanto la disabilità in senso generale, ma il problema del lavoro, degli adulti, della paura che ancora fa la disabilità al nostro sistema sociale, cioè come aprire le porte a questi ragazzi, ragazze, uomini e donne che possono essere una risorsa per la città, per la comunità, ma che non trovano risposte nonostante una legislazione molto avanzata che ha l'Italia oggettivamente rispetto a questi temi. Non è un qualcosa che è possibile soltanto sognare, è un qualcosa che in tante situazioni già avviene, funziona, potrebbe funzionare tanto tanto meglio. E oggi ne parleremo qui con Marino Bottà e anche con le persone di voi che avranno voglia di intervenire e o di chiedere, domandare, ma anche di raccontare pezzettini del proprio sapere e della propria esperienza. Noi vogliamo dare proprio le informazioni giuste. Io capisco che un imprenditore magari si trova in difficoltà, non sa come affrontare il tema, però le associazioni ci sono, gli esperti ci sono, le possibilità ci sono e le persone che possono dare un contributo in questo è importante. Ancora più importante farlo nell'ambito di un festival che ha questi temi generali, che ha un linguaggio giovanile, che ha una dinamica. Per noi questo è una grandissima occasione, ma noi non ci fermeremo, continueremo questa opera per far conoscere i nostri figli, per far capire che con il giusto percorso e con i giusti aiuti queste persone, in questo caso disabili, intellettivi o meno, sono una risorsa, è una ricchezza per questa società. Collocamenti mirati, collocamenti disabili sono partiti nel 1° gennaio 2000, ma in molte province, in molte regioni sono partiti addirittura anni dopo. Arezzo può essere anche in questo caso un piccolo segnale, perché stasera parleremo di un progetto che abbiamo attivato da poco ad Arezzo, che però, dobbiamo dire la verità, sta trovando qualche difficoltà, perché poi c'è la diffidenza, il sospetto, la difficoltà, però insomma noi non ci fermiamo, quindi grazie intanto anche ai mezzi di comunicazione che danno risalto a queste cose, ma più che altro grazie al Festival Warehouse, perché non era scontato questo spazio.